Buonasera, bentornati. Vediamo questa sera finalmente il nuovo setup. Speriamo che funzioni tutto bene. E per inaugurare questo nuovo setup partiamo con la nuova serie, episodio 00 di Come entro le tue foto. Mi piace molto l'idea di altri youtuber che ho visto e che seguo, però io ovviamente le devo fare nel mio modo, nel modo che piace a me. Per fortuna conosco tanti fotografi amatoriali, no? Che seguono il motorsport. Infatti, come ti ho detto, foto che faccio io è solo per il motorsport. Quindi, se qualcuno vuole inviarmi le foto, me ne mandi a rubrica chiocciolafotoeffetto.com, però voglio vedere solo auto, moto, comunque sport in generale che c'entra col motore. Bene, partiamo subito con Alessandro Lisio. Ringrazio per avermi mandato le foto con questo panning che mi pare abbastanza fatto bene. Volevo vedere le informazioni. Un 125esimo per aver fatto questo mosso qua vuol dire che palettavano via fisci. Non so, forse è Misano, Mugello questo. Non riesco a capire benissimo dove sono, però scattata con 7D Mark II a 70 mm, forse aveva il 70-200 su. E solo una cosa, volevo capire perché c'era questi pixel qua di disturbo. Insomma, 7D2 ce l'ho anch'io, 125 ISO. Non mi pare sia questo, però la dimensione, visto che sono 3.436, quindi non è il file originale, ma presumo che sia stata solo la compressione. Che dire, guarda, non direi mica tantissimo su questa foto qua perché mi sembra fatto più che bene sto panning qua. Oddio, se io voglio cercare per uno nuovo qua non siamo proprio a fuoco, però non si può mica fare la pozione. Io non toccherei poco niente di sta foto qua, magari sistemerei solo un po' il cielo e un po' le alte luci qua e basta, comunque una buona foto. L'altra foto che mi ha mandato è sempre Alessandro Lisio. È questa che penso che sia la precedente di questa qua. Questa qua, boh, non lo so, non saprei come classificarla perché mi piacciono questi riflessi, però mi piacciono, ma mi disturbano. Quindi non lo so, sono rimasto un po' così quando ho visto la foto e preferisco molto di più questa, anche perché non avendo riflessi così forti, mi si accentuano di più i colori. Passiamo ad Alessio Bellucci, il mitico Belux Production, che ringrazio anche lui per avermi dato le foto, e anche qua stiamo in tema panning. Penso che sia una delle sue famose giornate pista di Roma, adesso mi sfugge il nome, non castigatemi. Lui scatta con la 7D, ha scattato un centesimo con 70 mm, a 200 ISO. Non so, Bellucci, se c'ha il 70-300, il 70-200, casomai dimmelo nei commenti che sono curioso. Anche questa è un po' sgranata, però le dimensioni sono effettive, 200 ISO. Mi fa un po' strano che ci abbia tutto questo rumore qua, la 7D. Vorrei capire un po' cosa è successo. O magari solo perché è stato il contrasto, forse. L'hai modificata in post, Bellucci? Fammi sapere. Comunque non è un malvagio panning, sai cosa? Io avrei fatto, visto che è un po' fuori fuoco questa, avrei fatto magari così e un po' più storta la foto, in modo da dare un po' più di dinamismo e far risaltare la parte centrale dell'auto, cioè la parte a fuoco dell'auto. Così mi si perde un po', mi dà un po' fastidio sta cosa, però è un mio parere. Anzi, questo commento delle tue foto, ovviamente, come la penso io, che non è oraculato, quindi prendo le pizze. Anzi, spero che sia un punto questo video qua per partire con delle discussioni. Andiamo avanti. Questo invece è un gran panning, questo l'avevo visto prima, un centesimo di secondo è venuto fuori molto bene. Mi piace. Pulito, netto, preciso su tutta la vettura. Questo, diciamo, è il panning come dovrebbe essere fatto, cioè perpendicolare, perfettamente perpendicolare,
vedete che non c'è niente che non è mosso o sfocato. Tutto il silhouette della macchina è perfettamente a fuoco, almeno mi sembra. Bravo Bellucci, perché questa è una bella foto. Sai cosa? Avrei croppato leggermente se proprio dovevo tirare fuori il peone nell'uovo, ma proprio tipo così, cioè poco poco. E forse con la post produzione avrei abbassato un po' le alte luci dietro in modo da far venire fuori qualche dettaglio del cielo. Comunque, proprio dettagli, perché la foto mi piace parecchio. Andiamo avanti. Enrico Pelà, un altro membro del team di situazione Track Day. E qua siamo ancora in panning. Sai cosa? Enrico non scatta con reflex, ma scatta con le M10 Mark II. È una Fuji o un Olympus. Dopo devo informarmi, perché effettivamente non sono tanto informato ultimamente sulle mirrorless. Devo un po' farmi con le sigue, anche perché sono un sacco di ottiche nuove. Misure strane 12 56, cioè, devo fare un po'. Allora, questa qua mi piace più che altro. Sono stato colpito dai colori di questa macchinetta qua, di questa mirrorless. Mi piacciono i colori. Dopo non so se li hai fatti tu o in post oppure sono nativi della macchinetta, però mi piacciono. Anche questa qua, come dicevo, quello di Bellucci prima, l'avrei croppato leggermente, avrei spostato così, anche questo è un parere. Questa invece l'ho vista prima in anteprima. Io anche di questa mi sono innamorato di colori. Mi piacciono un sacco questi colori qua, non so come li hai tirati fuori. Questa è anche ben ambientata perché c'è anche insomma questa espressione qua del tizio che pare che sia quello che guida. Sì. È bella, bella, mi piace così com'è, mi piace. Bella, bella, bella. Ho chiuso, sbagliando. Siamo arrivati a questa. Andiamo avanti. Questa Enrico me l'ha mandata e mi ha detto: questa è una delle mie preferite, però sai cosa? Mi tocca un po' smontartela. Ma non perché sia una brutta foto, no? Anzi, cioè, è una bella foto composta discretamente bene. L'unica cosa che avrei fatto, adesso io ti faccio vedere una veloce post-produzione del volo, veloce, veloce. L'unica cosa che avrei fatto, ovviamente non in post-produzione, ma in fase di scatto, è sta roba qua. Che devi vedere tu se ce la facevi in base a quello che avevi. Io avrei dato un po' di sfocatura dietro le foto, avrei un po' alzato, aperto un po' di più gli F del diaframma e avrei sfocato un po' di più. Vediamo se riesco a darti l'idea. Sfocatura. Ecco, tipo una roba così. Non è una mascherina. Adesso faccio un po' la brutta, cioè, sto qua a diventare matto, solo per far capire il senso. Magari metto il pennello nero visto che c'è la maschera bianca e anche magari mettiamo quello sfumato, viene ancora un po' meglio, no? Come dite? Ovviamente deve essere toccato anche lì in fondo perché la profondità di campo qua sarebbe sfruttato questo. È giusto per vedere come. Facendolo così alla brutta, io per dire l'avrei fatta col 50,4. Ecco, un po' così, cioè, volevo solo farti capire l'esempio, così secondo me è sempre contestualizzata la foto, ma cioè, proprio ti stacca il soggetto in questa tridimensionalità pazzesca, insomma, e farò risaltare ancora di più. Se vuoi farlo in post-produzione, c'è da fare un bel lavoro di selezione, però si riesce a fare, insomma, non è una roba infattibile. Ecco, questo è il mio consiglio per questa foto. Andiamo avanti. Sempre Enrico Pelà, questa qua, cioè, allora, io capisco che hai voluto fare
mangiolino qua, no? Perché è un po' fuori dal comune con questo assetto qua, cioè è bello, però sai cosa? Non è a fuoco, perché io vedo più a fuoco queste persone qua, io mi faccio riferimento alla targa. Non è proprio a fuoco è micromosso, cioè c'è qualcosa che mi disturba. Questa macchina qua tagliata che è vicino al soggetto, cioè insomma l'occhio mi cade qua, vedo questa macchina qua tagliata, sì, mi dirai, non è che posso spostare le macchine, però magari aspetta a fare la foto. E anche qua avrei parte un po' più di diaframma, perché c'è un casino di roba, cioè tra poco vedo chi è sto qua in fondo. Così non mi dà tanta profondità, non lo so, non so, questa foto qua non lo so. Sicuramente l'avrei fatta per il momento. Andiamo avanti, comunque grazie anche a te Enrico per avermi mandato le foto. Oh, Eugenio Franceschi, un mio caro amico di Photomotion, si è specializzato su rally e mi ha mandato qualche provino. Questa foto qua, per dire, mi piace un casino. L'unica cosa che mi sta sulle balle è questo qua. Visto che a rally, e l'abbiamo già fatto, tipo i due rally l'abbiamo fatto insieme, poi disboscare una zona, devi togliere sto rametto qua, eh? Cioè dai. Questo sfocato morbido delle persone, magari in post avrei clonato questo. Così, dico io. Oppure fare una croppatina così. Ecco, sempre senza sto cavolo qua in mezzo. Comunque, bella foto. Questa mi piace, però la versione a colori mi piaceva di più. Però come ambientazione mi piace molto. Però secondo me bianco e nero su questa foto qua perde parecchio, perché io mi ricordo quella a colori e c'erano un sacco di gradazioni di verde, di qua di giallo, e la polvere che c'era sul colore particolare, cioè, e anche qua in fondo c'erano un miliardo di colori. Ma secondo me era meglio quella tele lì a colori, magari facendo un po' di luminanza o vividezza leggermente, poi vai quel cenno in più. Comunque, compositivamente parlando, mi piace. Questo è un tipo di scatto che io di solito non faccio mai quando vado in rally, però qua si vede chi ha l'occhio da pista e l'occhio da rally. Qua è più occhio da rally, cioè nel senso contestualizzare una macchina da rally, perché si capisce che è una macchina da rally, nel fondo. Queste foto mi piacciono un casino, purtroppo non c'ho mica l'occhio, tutto qua. Quindi io le ammiro e basta queste foto qua. L'unica cosa che mi dirai che sono rompicazzo, questo qua proprio non ci sta, questo mi rompe le scatole. Zappelo via oppure croppa leggermente, tipo così. Ecco, capito? Una robetta del genere, perché cioè, non so perché, ma mi è capitato l'occhio proprio lì. Sarà perché se guardo la regola dei terzi, la macchina è quasi giusta sul punto 4, qua c'è il punto 1, punto 2, punto 3. 4 qua, che comunque l'occhio mi cade qua. Ovviamente guardi prima questi, quando vedo questo vedo anche sto qua che mi dà un fastidio incredibile. Dice Orelli, oh, questo è come la penso io. Questa è un'altra foto che mi ha mandato, tra l'altro eravamo insieme a scattare qua, quindi in tua difesa posso dirti che queste palle qua di fieno erano un po' ovunque, quindi era difficile fare la foto senza interferenze, però mi piace perché c'è un contrasto, visto le luci che c'è un contrasto particolare, quello della macchina in particolare, il panning eseguito molto bene, un quindicesimo penso che sia abbastanza un buon panning. Tra l'altro l'hai scattata per le 1 di 3, è un gran bel panning. L'unica cosa che cioè un genio, dai, sistemo un po' le lenti, io non penso che sia il sensore, ma sono le lenti queste. Quindi pulisci le lenti. Questa mi piace un sacco. Anche qua pulisci le lenti. Questa mi piace un sacco perché la prima volta che l'ho vista mi è rimasta un po' impressa il Peugeot così che esce, no? Però dopo guardandola un po' meglio, vedi anche la scia che fa di fumo dello sterrato qua dietro, quindi ti fa proprio l'idea di quanto abbia corso, che magari è un'altra macchina per carità, però l'idea è quella,
quelle lì, insomma. Mi piace parecchio, veramente, questa mi piace un sacco. Anche come posto produzione non vedo quello farci. Poi invece, se non ricordo male, è scattato quel 17, 17 mm, sì. Questa è una visuale diversa, del solite foto. Chi mai ha visto le mie foto del drifting, ovviamente, io non ho scattato col grandangolo. Questa è una buona idea perché riesce a tirare dentro un sacco di dettagli, quindi non la vedo per niente piatta. È una buona foto, mi piace anche compositivamente parlando, mi piace. Adesso siamo arrivato a Francesco Manenti, che è stato il primo a mandarmi le foto. Poveraccio, me le avrà mandate 2 mesi fa ormai, però finché non mi arrivano le foto non potevo fare il primo episodio. Quindi ringrazio molto anche te, anzi sei il primo che ringrazio. Però, c'è un però, questo qua, a parte i tempi, che l'ho visto prima, i dati di scatto purtroppo non ce li ho, quindi non posso neanche farti il cazziatore. A parte i tempi di scatto che sono un po' troppo veloci, perché cioè si percepisce il movimento ma non troppo, non tagliarmi la macchina così per piacere, cioè, è un taglio brutto secondo me, o da specchietto, appena fine da specchietto in modo da far su il muso, o tutta, cioè questa è una mezza via che per me non vuol dire niente. Dopo Mare, se hai fatto questa foto qua per un motivo specifico, ma riscrivermelo, quindi mi rimangio tutto. Questa invece l'ho vista prima e mi piace come taglio, come hai girato la foto. Anche qua però io so di per certo che i fotografi che lavoro per qualche agenzia e per qualche rivista vogliono dei scatti frizzati. Frizzati cosa vuol dire? Abbastanza, non dico i cerchi perché ne fa niente, dice, però abbastanza con tempi rapidi in modo da non perdere il fuoco e che ci siano tutti i sponsor, perché giustamente loro pagano e vogliono farsi vedere bene, ci sono tutti gli sponsor a fuoco. Allora, questa è una cosa che per carità va bene. Se questa foto qua, questo per arrivare a dire cosa, che se questa foto qua era per una rivista, cioè doveva andare a una rivista, va più che bene. Però se era per la tua pagina Facebook, che non so se ce l'hai, anzi, se ce l'hai, mandami il link, che lo metterò sotto in descrizione con quelle altre che conosco. Boh, io l'ho scattato con tempi un po' più lenti, anche qua purtroppo non ce li ho, quindi non riesco a farti cazziatone. Per assurdo, se eri un 400esimo, magari a un 125esimo, comunque a un tempo veloce, che riesci quasi a frizzare, ma almeno qui i cerchi leggermente d'asfalto è un po' a movimento. Così ti dà quel senso in più, perché mi dà sempre quel senso di parcheggiato, ecco. A meno che non siano frontali. Per le frontali va bene frizzarle perché non vedi le ruote, quindi è un altro senso. Così è tre quarti, però il taglio delle foto mi piace. E stesso discorso questa. Qua mi sa che, anche qua non ho i cosi, i dati di scatto, però visto che c'è a fuoco anche l'ultimo pezzo di spoiler, c'avevo un diaframma anche bello chiuso qua. Tempi veloci, diaframma chiuso, il sole qua sopra, forse, vedendo il sole come è messo, forse eri anche verso il mezzogiorno qua, o poco prima di mezzogiorno. Boh, dimmi te nei commenti. Compositivamente mi piace, non mi piace il fatto che sia stata frizzata troppo. Comunque, in generale, è una buona foto. Bene, siamo già arrivati alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Peccato, è un video per cominciare a commentare e parlare dopo insieme, magari su Facebook o quant'altro. Se volete partecipare a questa rubrica del finalmente le motosport, perché basta montagne e fighe, culi e tete, cioè va bene, cioè ormai li fanno tutti, ma c'è motosport, siamo in pochi a fare motosport. Quindi se volete partecipare alla mia rubrica chiocciolafotoeffetto.com, aspetto le vostre foto e un
saluto e alla prossima.